Voi non siete pronti, non siete pronti a questa chat, così come non eravate pronti alla classifica horror che boom all'improvviso ho fatto uscire su Instagram e TikTok. Sì, sono tornate, ogni tanto le riproporrò e vi piacciono molto come sempre. Comunque sia, questa è una chat week, questo vuol dire che da oggi martedì fino a venerdì per 4 giorni, tutti i giorni, ci sarà una puntata di questa nuova chat che inizieremo oggi e finiremo appunto venerdì. Voglio anche dirvi che fra qualche giorno, suppongo settimana prossima, uscirà il video di un altro primo appuntamento che ho avuto, molto particolare. Vi avevo detto nello scorso video, che se non avete visto vi metto qui da qualche parte, quando sono uscita con uno ricco, ma veramente ricco. Comunque vi avevo detto che ero molto indecisa, infatti ho aspettato e mi sono consultata con delle persone competenti prima di decidere se pubblicare o meno questo video, perché l'argomento è molto particolare, mi ha spaventato molto. Comunque alla fine ho deciso, con le dovute precauzioni, di pubblicarlo, uscirà fra qualche giorno. Detto questo, questa chat è presa dal sito spuntiblu.it, su Facebook mettete di fronte spuntiblu, su Instagram spuntiblu official, è assurdissima. E iniziamo. Ciao Spunti Blu, mi chiamo Elena, sono poco più che trentenne e le chat che sto per mandarvi sicuramente non mi faranno onore, lo so. Questo non toglie però che quello che mi è successo è veramente incredibile ed è il motivo per cui ho ceduto alla tentazione di condividere questa storia con voi. Vi chiedo gentilmente di tenere strettamente privato il mio contatto e di non diffonderlo in alcun modo. So che lo fate sempre, ma non si sa mai. Quello che mi è successo è difficile da spiegare perché è una storia molto lunga. Mio marito lavora all'estero diverse volte all'anno e a volte per lunghi periodi, e io dopo un po' di tempo ho iniziato a sentire che mi mancava qualcosa. So che è un ragionamento che può sembrare ipocrita, ma succede così, ti mancano le attenzioni e le cerchi altrove. Ho conosciuto Giovanni online e ho iniziato a frequentarlo pensando che non sarebbe successo niente. Invece ci siamo piaciuti subito e non sono riuscita a uscire da quella situazione perché ero coinvolta tanto. Questo non significa che non ero innamorata di mio marito e che non amavo i miei figli, ma a volte si provano amori diversi. Giovanni non sapeva niente del mio matrimonio e della mia famiglia. Ah, questa conversazione che vi mando inizia dalla prima sera che mi ha invitato a cena da lui, quando Massimo, mio marito, era fuori per lavoro. Il problema è che una volta entrata a casa di Giovanni ho notato subito una cosa che mi ha fatto tremare. Per tutta la cena non ho detto niente al riguardo, ma poi non ho resistito e ho dovuto fargli delle domande. Vabbè, già l'intro dice tutto. Io credo che qui avremo del trash bello. Quindi questa è una chat con Giovanni. Giovanni è l'amante. Lui scrive: pensavo pizza stasera, che dici? No, sushi? Oh, ok, ok, sushi. A che ora riesci a venire da me? Mi dispiace se per la prima cenetta a casa non cucino niente. Sei sicura che non ci rimani male? Ma ti pare, basta che si mangia. È anche per questo che ti adoro, ok? Sono felice che vedi casa mia. Sai, per me è una cosa molto importante. Tesoro. E poi quando sarai pronta faremo al contrario. Sì, quando il marito se ne va. Cioè verrò a cena da te. Ma certo. Mi faccio una doccia, ci sentiamo dopo e ci vediamo. Ok tesoro, a dopo. Adesso invece ci sono le chat con Massimo. Massimo è il marito. Amo, ho provato a videochiamarti ma non rispondi. Tutto bene, guarda, benissimo Massimo. Amo, scusa, un casino al lavoro oggi, devo rimanere in ospedale fino a stasera perché la collega ha preso la malattia all'improvviso. Che balls. E i bambini stanno con mia madre. Ah ok, meno male, io sto alla seconda riunione della giornata e sto per morire dalla noia. Non vedo l'ora che finisca questa maledetta settimana per tornare da voi. Quanto è carino lui. Cuori cuori, sì, quando torno vi porto a cena fuori. Ma tutti a casa di Giovanni, tutti andiamo a mangiare gli arrosticini in quel posto vicino a casa, mamma mia, quello che ha aperto da poco. Sì, che bello. E poi vorrei portare i bambini a quel parco acquatico, quello nuovo, come si chiama? Non lo so, amo, però ho capito quale intendi, va benissimo, si divertiranno tanto. Mi mancate, anche tu ci manchi tantissimo, ci manchi. Poi hai parlato con la maestra di, penso, il figlio? Sì, e ha detto che prende in giro un bambino perché i suoi genitori si sono separati. Ma che dice, come lo sa lui? Glielo ha detto il bambino. Ma chi è questo bambino? Vabbè, nome del bambino. Lo hai rimproverato? Ci ho parlato, ho cercato di capire perché lo prende in giro. Gli ho spiegato che la separazione non è una cosa su cui scherzare. Mi sembra che abbia capito, anche se si è offeso. Vabbè, come sempre. Sì, è tutta la madre. Inguaribile permaloso, ok. Passiamo alle chat con Giovanni, l'amante. C'è una foto che Giovanni manda a lei, ok? Pulito e profumato. Quanto sei bello, tu sei bella. Non mi hai risposto prima. A cosa? A che ora riesci a venire? 20:30. Benissimo, ordino il sushi per le 21. Sei partita? Sei partita? Glovo dice che il sushi arriva alle 20:55. Sì, arrivo. Ti aspetto, non vedo l'ora di vederti. Anche io. Torniamo alle chat col marito. Questo sarà un ping pong, prevedo. Amo, io a cena con i colleghi stasera e poi crollo a letto. Tu? Sempre qui in ospedale. Ma ancora non hai staccato? No.
No, sto aspettando il cambio, ma arriva verso le 22:30, giusto il tempo di cenare. Madonna, che giornata è! Mi dispiace, amo. Tranquillo, domani sono di riposo almeno. Infatti, almeno quello. Io sto andando a dormire, amore, alle 22:40. Buonanotte, saluta i bimbi, li ho chiamati, ho sentito tua madre, stavano benissimo. E lei, cuoricini? Sì, sì, li ho sentiti anche io, sto per andare a prenderli. Ok, amore, grazie per quello che fai per noi quando non ci sono. Mi sento sempre così in colpa quando sto fuori per lavoro. Vorrei aiutarti di più. Amore, ma il matrimonio è così, ci si dà una mano a vicenda. Risponde anche benissimo, fantastico. Ti amo, anche io. Buonanotte, amore, buonanotte. E infine, altra conversazione con Giovanni, l'amante. Arrivata? Perché lei è arrivata a casa a 00:15. Sì, sì, adesso, altro che vado a prendere i bambini. Vabbè, sono stato meravigliosamente con te, mi fai stare bene. Anch'io sto bene con te. Non vedo l'ora di rivederti di già, pure io. Tutto ok? Sì, certo. Perché? Sì, infatti, perché? Non mi sembra, sei strana un po'. Pure quando sei andata via sembravi strana. C'è qualcosa che non va? Ma figurati, ero un po' strana perché avevo visto una cosa che mi ha incuriosito. Ah, quella cosa che ci diceva lei all'inizio. Che cosa? Una delle foto sul muro di casa tua. Cioè, c'era un tizio che mi è familiare, ma non ricordo come si chiama e dove l'ho incontrato. Ma chi? Lei manda la foto. Ah, cavolo, lei ha fatto la foto alla foto in casa sua. Lui a destra. È Massimo, mio fratello. Non ditemi che è il marito. Tuo fratello? Sì, lo conosci? No, è solo familiare, forse somiglia a qualcuno, boh. Ah, ok. No, ma non è quel Massimo, no, non è così beautiful sta chat, no. Un giorno magari te lo presento quando viene in Italia. Mi sa che è lui che lavora all'estero. Ah, non vive in Italia? No, abita in Svizzera, ha la famiglia lì. No, vabbè, se lei sta scoprendo che il marito ha una seconda vita in Svizzera. Ah, wow, quindi hai dei nipoti, perché famiglia. Sì, due bellissimi bimbi, purtroppo li vedo poco. Ma perché hai fatto la foto alla foto? E tuo fratello è sposato? Non abbiamo la certezza che sia quel Massimo, ma credo che questa chat ruoti proprio intorno a questo enorme equivoco e a questo gigantesco paio di corna comuni. Già prevedo trash su trash. Ci vediamo domani con la puntata 2. Ovviamente esce una puntata ogni giorno e sono un pochino più corte. A domani, la classifica horror vi aspetta su Instagram o TikTok, dove volete. E mi raccomando, nel frattempo, non fate casini con i vostri cognati, anche se non sapete che sono cognati.